Ciao, benvenuto a questo nuovo appuntamento. Allora, della chitarra jazz blues, in questo percorso di migrazione che sto facendo dalla chitarra blues, grazie all'uscita del manuale La chitarra blues per tutti, scritto con Vince Carpentieri, e la pagina questa è La chitarra jazz per tutti, quindi sto facendo questo percorso di migrazione sulle progressioni jazz blues, diciamo una sorta di via di mezzo per arrivare poi e tornare a quello che era, diciamo, chiamiamola vecchia programmazione sulla chitarra jazz per tutti. Ok, beh, quindi già che ci sono, condividi questo video, lo sai che te lo dico tutte le volte, campanellina sul canale YouTube dove ti puoi iscrivere, e se è la prima volta che vedi, insomma, questo video, puoi mettere un like alla pagina La chitarra jazz per tutti. Ok, andiamo a incominciare. Allora, quello che ti ho suonato la progressione blues, che insomma è già due o tre appuntamenti che stiamo vedendo questa cosa, no? La progressione blues, ma per suonarci sopra, innanzitutto, come hai potuto notare, non avevo la backing track. Di conseguenza, come dire, io nella mia testa suonavo il groove, sentivo il groove ritmico del brano, quindi un certo tipo di portamento, come se la chitarra ritmica fosse nella mia testa, diciamo, e io vado a contornare gli accordi. Però attenzione, cosa succede? Che se mi metto a suonare con le scale, è veramente un attimo che mi perdo sulla progressione di accordi. Se invece io all'interno delle scale, argomento peraltro già trattato, vado a visualizzare tutti i vari arpeggi degli accordi, ecco che insomma è un po' più facile, diciamo, facile nel senso a orecchio si riesce più facilmente a seguire gli accordi. Quindi qual è l'argomento di oggi? Beh, già ripeto, trattato in altri video di preparare gli arpeggi, vi dicendo, però sempre di più di andare a curare questa sorta di interpolazione, anche poi per fare un'ulteriore differenziazione di sound. Cioè, precedentemente abbiamo visto come, ad esempio, trattare con il modo misolidio gli accordi della parte di progressione primo, sesto, secondo, quinto che troviamo nel blues. Quindi dalla settima misura fino alla dodicesima, cosa che peraltro poi questo primo, sesto, secondo, quinto, che ripeto, ne ho già parlato nei video precedenti, quindi se è la prima volta che mi vedi, puoi andarle a vedere su, ad esempio, il mio canale YouTube dove sono tutti raccolti per playlist. E ti dicevo, nelle ultime due misure è utilizzato proprio come un turnaround. Ok, però il modo misolidio è un sistema, è uno dei sistemi. Prendiamo adesso in considerazione quello, ad esempio, che ho fatto adesso, una sorta di guitar solo perché non c'è niente, nessuno che mi accompagna, eppure intanto che sviluppavo fraseggi. Io credo che, insomma, adesso che ti faccio questa affermazione, fatelo poi risentire, sentivi anche la progressione di accordi. E ovviamente io, come dire, ho stratificato una serie di colori che poi, ovviamente, attenzione, dal mio punto di vista, all'inizio sono diteggiature che si studiano, dopodiché dovrebbero diventare frasi melodiche che uno canta perché ne assume consapevolezza del significato melodico che hanno queste note, questi fraseggi contenuti all'interno di scale e arpeggi nei confronti della progressione che sta succedendo. E in tutto questo, se invece che una backing track semplicemente fosse un brano, c'è da tenere presente anche la melodia principale della canzone, dove si può, della canzone, dello standard, del brano, insomma, che si può decidere quanto far sbucare in mezzo all'improvvisazione, quanto riprendere dalle note delle scale o dalle note degli arpeggi, o quanto, ad esempio, distaccarsi. Sì, c'è un po' di rumore perché l'aula di sotto è l'aula di batteria. Sono a scuola oggi a registrare il video, non avevo altre possibilità, insomma. Si sente il terremoto di sotto. Allora, è un blues in La 7, quindi La 7, Re 7 sono gli accordi principali, poi primo, sesto, secondo, quinto sono La 7, Fa diesis 7, Si minore e Mi 7, ok? Allora,
gli arpeggi, come potersi muovere. Io, ad esempio, oggi, per proporti qualcosa di nuovo, ovviamente, ho operato in questo blues, ho operato in un altro modo, sistema ancora, cioè, modo nel senso che c'è il rischio poi di confondersi col modale, quale modo, quale sistema, e quindi mi correggo sempre da solo quando uso la parola modo, diciamo impropriamente. Quale sistema ho utilizzato? Ho innanzitutto miscelato le due pentatoniche, cioè sulla 7 andavo a utilizzare la pentatonica maggiore. Ovviamente andando a interpolare l'arpeggio, anche solo a triadi, tonica terza maggiore e quinta giusta di La maggiore, con la pentatonica di La minore sull'accordo di Re. Quindi quando si va a questo accordo, pentatonica. Però poi da questa pentatonica di La minore, di R7, io posso interpolare insieme, c'è cioè una questione di diteggiatura, alla pentatonica, integrare i due gradi che mancano alla scala maggiore, quindi il quarto e il settimo grado, il Si e il Fa, e a tutti gli effetti mi diventa la scala maggiore di Do o minore, la minore naturale di La. Quindi il risultato sarà questo. Mettiamo cominciando da La, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Ok? Quindi vedi che c'è un mix perché in qualsiasi momento, adesso ti farò giusto un esempio, magari su un 2-5-1 che mi sono preparato per quello che senti questi, diciamo, rumori, questi suoni dal computer perché mi arrivano delle notifiche. Allora, io adesso mi sono preparato una progressione, in questo caso primo sesto, secondo quinto in Do, e ovviamente Do maggiore, La minore, Re minore, Sol 7. Però ti faccio sentire come salto dal sound blues a un sound con un portamento un po' più, diciamo, come dire, tonale, diatonico, che segue questa progressione grazie al fatto che vado a interpolare o la mia pentatonica o la scala maggiore a tutti gli effetti, scala maggiore di Do, in quanto sono sul giro Do major 7, La minore 7, Re minore 7, Sol 7. Allora, senti un po'. Pentatonico, più nervoso ritmicamente e dal sound pentatonico. Per comodità sto andando ovviamente a risolvere la fondamentale, ok? Qui ho usato l'altra, ovviamente attenzione, diteggiature, cioè pentatoniche, una, poi successivamente, ma la concatenazione comporta sempre che sia lo stesso tipo di pentatonica. In questo caso comanda il giro, non è tanto la scala, cioè dico pentatonica di La minore la diteggiatura, ma il giro Do major 7, La minore 7, Re minore 7, Sol 7 è un giro a tutti gli effetti che è incentrato su Do maggiore, Do major 7 è l'accordo, il centro tonale, e ovviamente la mia pentatonica di La minore in realtà suonerà come Do maggiore nel momento in cui poi io vado a risolvere, ad esempio, alla triade di Do maggiore. Però è interessante come all'interno di questa pentatonica io ho questa opportunità di andare a interpolare, quindi scusami, all'interno della scala maggiore io posso interpolare la pentatonica, perché in tutte le cinque posizioni sia la pentatonica, quindi pentatonica, scala maggiore, pentatonica, scala maggiore, pentatonica, scala maggiore, pentatonica, scala maggiore. Partito dal Do per tornare sulla sesta corda e poi volendo richiudo sempre questo Do, pentatonica, ultimo modello,
maggiore. Ovviamente, sempre torno a ridirti, questo è l'esempio giusto in do maggiore, perché sono saltato dal blues alla progressione tonale primo, sesto, secondo, quinto, per ovviamente poterti fare un esempio chiaro, ma è anche poi il consiglio che ti do per poterlo studiare. Non lo studiare sulla progressione jazz blues, che è più complessa. Fai il focus stretto solo su primo, sesto, secondo, quinto, che è una cadenza, che è un contenuto armonico all'interno della progressione jazz blues. Impara su questa progressione a gestire diversi colori, perché è una progressione tonale, però all'interno di un brano jazz blues, quindi il fatto di interpolare la scala maggiore dal quale si scaturisce questo giro tonale, di interpolare quindi la scala maggiore con dei fraseggi chiari, netti, magari cominciando a qualcosa di semplice e tradizionale, diciamo un fraseggio comportamento in ottavi swing, ok? Quindi interpolare questa soluzione ha dei fraseggi chiari e netti con un significato blues, quindi con la pentatonica e le blues note. E vedi che, attenzione, la progressione su quale stai suonando, primo, sesto, secondo, quinto, non è di matrice blues e non hai addizionati, non ci sono, scusa, addizionati degli accordi di settima, major 7, minore 7, soltanto l'ultimo è un accordo di settima dominante, il sol 7, la dominante in questo caso esempio in do, ok, sempre sto trattando con quello. E attenzione, quindi la pentatonica va vista in questo caso non come una relazione coerente di note nei confronti dell'armonia, ma come un sound che io deduco dalla scala maggiore, cioè se la mia scala maggiore è fatta da 7 gradi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la vado a semplificare facendola diventare una pentatonica, togliendo appunto il quarto e settimo grado. Automaticamente diventa una pentatonica do, re, mi, sol, la, ok, do di chiusura. Ed è la scala, come dire, nella sua interezza che mi permette il confezionamento di questo fraseggio e mi permette di costruire delle frasi che ovviamente hanno un forte sapore blues. Il tutto va, come ti ho fatto vedere, sviluppato quantomeno sui 5 modelli verticali. All'interno di tutto ciò, quindi rapportandoci adesso, fine dell'esempio del primo, sesto, secondo, quinto in do maggiore, torniamo al nostro giro jazz blues. Quindi interpolazione della scala maggiore insieme alla scala pentatonica per poter scivolare da un sound all'altro. E in tutto questo bisogna avere molto molto chiaro dove sono le note degli arpeggi, perché in questo caso utilizzeremo le scale solo unicamente per colorare, per creare un frammento melodico, ma il senso forte della melodia andremo a, come dire, ad appoggiarci alle note della triade o quadriade o della colorazione che vorremmo fare, come l'esempio che ti ho fatto all'inizio di questo video, dove io sono andato a vedere frasi del genere. Ad esempio, io qua vedo la mia triade di là, cromatismo di avvicinamento, vado a vedere cromatismo di avvicinamento, quindi tonica terza maggiore, settima maggiore, in questo caso è la sesta, fondamentale del mio accordo di là, ok? E poi vado a prendere frammento diminuito e il do diesis mi serve per far sentire il cambio da la 7 a re 7, quindi senti che io così ho fatto sentire il cambio. In questo caso vedi che avere a disposizione la contemporaneità di visualizzare pentatonica per il colore blues, la scala maggiore per il sound più tonale, diciamo, che rispecchia la progressione in un certo modo, e gli arpeggi che dall'inizio magari saranno soltanto le triadi, poi piano piano uno va a integrare a questi arpeggi diverse soluzioni e opportunità che ci sono, come ad esempio l'arpeggio con la seconda minore, nona bemolle, insomma, che è costruito sull'accordo di settima dominante, che confeziona in questo caso un sound diminuito.
momento, quindi sono diverse possibilità, però quello che insomma abbiamo visto oggi è questa sorta di stratificazione, ok, di diversi sound per poter scivolare da un sound all'altro proprio. Ok, ribadisco il concetto di condividere questo video, insomma, se ti è piaciuto, un like alla pagina La Chitarra Jazz per Tutti e fatti un giro sul mio sito www.paoloanessi.it oppure vincecarpentieri.com. Alla prossima, buono studio e buona musica. Ciao ciao!